Allora, buongiorno a tutti. Oggi iniziamo questo corso di storia e filosofia della medicina, che cercherà di essere un pochino più filosofia e un pochino meno storia. Un po' perché la filosofia alla fine è quella che stimola molto le persone a ragionare, a riflettere anche su se stessi. E un po' perché la visione della storia della medicina è legata un po' sui fatti, sugli aneddoti, su quello che è successo, sulle curiosità. A me personalmente, quando ero giovane, mi piaceva molto la storia delle scoperte, i microscopi, eccetera, eccetera. Adesso, invecchiando, preferisco di più le idee delle azioni, sarà un effetto. Senza farmi pubblicità, l'anno scorso ho mandato fuori questo piccolo libro di quasi 700 pagine, che ho scritto e riscritto per quasi una dozzina d'anni. Questa praticamente è l'ultima versione. Appena uscito mi veniva voglia di aggiungere qualcos'altro. Per cui io faccio sempre riferimento a questo. Se poi volete comprarlo e leggerlo, è un po' qualche cosa che non è che si possa leggere di corsa. Va meditato, sono 680 pagine, per cui e manca sicuramente qualche cosa. Allora, oggi il corso sarà fatto per argomenti, per cui sarà sviluppato su delle tematiche importanti che riguardano un po' tutti noi. Quindi oggi parliamo della salute e della malattia, che sono due luoghi comuni che vedremo come sono spesso totalmente misconosciuti o totalmente poco compresi, insomma, preda delle banalità. Poi faremo il metodo scientifico, faremo il dolore, la morte, la fine vita, la prognosi, tante cose, insomma, tutte le cose che i comuni mortali si aspettano dalla medicina, gli interrogativi che si pongono quando hanno a che fare con delle problematiche che riguardano la decadenza del proprio corpo, comunque i guai del proprio corpo. Allora, dobbiamo iniziare da una piccola premessa di tipo antropologico. È ovvio che oggetto di conoscenza della medicina sia il corpo umano. Quindi dobbiamo partire da una connotazione di tipo antropologico. L'antropologia è una scienza relativamente moderna perché è nata più o meno alla fine del XIX secolo e la parola porta già in sé una serie di significati importanti. Antropologia viene dal greco anthropos, che vuol dire uomo, uomo in senso fisico, in senso biologico, perché sapete che i greci per uomo in senso spirituale e capace di elaborare idee filosofiche intendevano il termine aner, anerandros. Quindi anthropos invece è l'uomo biologico, quello che è oggetto dell'indagine e della cura della medicina. È il termine logos, che vuol dire ragionamento, conoscenza, discorso intorno a qualcosa. Quindi l'antropologia è una scienza che si occupa di compiere un discorso intorno alla natura umana. Ecco. Ovviamente esistono varie tipologie di antropologia, c'è cioè l'antropologia filosofica, l'antropologia culturale, l'antropologia etnografica, ma noi ci occupiamo dell'antropologia medica. L'antropologia medica che utilizziamo come chiave di introduzione a questa lezione, a questo corso, è una materia che si occupa di vedere da più punti di vista come l'idea del corpo e alcune idee portanti della medicina sono state interpretate a seconda dei tempi e a seconda delle culture. Vi dirò che l'antropologia medica è una materia alquanto negletta. Nei corsi universitari ci sono alcuni corsi, alcuni insegnamenti di antropologia medica, ma non sono particolarmente frequentati. In Italia poi il piano di studio universitario è particolarmente deficitario da questo punto di vista, perché si finisce con il fatto che materie del genere vengano studiate nei corsi di laurea di infermieristica, assistenti sanitari e via dicendo, i medici no. I medici vengono formati quasi esclusivamente con un sapere di tipo tecnico, ma poi ci torneremo ancora su questa vicenda che è molto diversa da quello che era il passato.
Se volete conoscere l'universo dell'antropologia medica, dovete, intanto ci sono alcuni musei di scienze naturali in Italia che vale la pena di andare a visitare perché sono interessanti, insomma uno su tutti dovrebbero averlo riaperto da poco, è quello della Specola a Firenze. Però il più importante museo di antropologia del mondo è il Museo dell'Uomo, Les Musées de l'Homme, di cui ho messo appunto il logo, che sta a Parigi nella spianata davanti alla Tour Eiffel, che si chiama la spianata del Trocadéro. È indicato dalla freccia rossa che ho messo nella diapositiva. Di fronte c'è il Museo della Marina francese, per cui non vi potete sbagliare, dovete andare da un altro lato. Io l'ho visitato qualche anno fa, mi avevano colpito due cose. Il primo è che fosse un museo enorme. Ci sono stato dentro tutto il giorno e non sono riuscito nemmeno a vederlo completamente, perché è veramente un museo importante. E l'altra cosa che mi è rimasta veramente impressa di questo museo è il salone iniziale, quando dopo aver fatto il biglietto entri. C'è un'enorme sala che sarà lunga una cinquantina di metri, con un soffitto di 6 o 7 metri, in cui è rappresentato con un plastico a grandezza naturale tutta l'evoluzione umana, partendo dal primo pitecantropo, da Lucy, quella della cognizione antropologica del primo ominide, fino ad arrivare all'uomo di Neanderthal, all'uomo di Cro-Magnon, ma all'uomo sapiens che siamo noi. In un solo colpo d'occhio si osserva tutta questa evoluzione umana ed è veramente spettacolare. Direi che solo questo plastico vale il viaggio. Poi il museo si sviluppa illustrando le varie culture, le varie modalità di articolazione sociale nelle diverse parti del mondo. C'è un tale bombardamento di stimoli che dopo 2 o 3 ore una persona normale non ce la fa più, per cui consiglio di vederlo in 2 o 3 volte perché in una volta sola non ci si riesce per l'eccesso di sollecitazioni visive. Perché esiste l'antropologia medica? Esiste perché l'attenzione alla fisicità e alla cura del corpo di un altro essere umano è una delle connotazioni tipiche di noi umani. La medicina nasce fondamentalmente, poi lo vediamo più avanti, come tentativo di ostacolare la malattia e soprattutto la morte. Oggi, quando ci sono trasmissioni divulgative in televisione, non sentite mai parlare dello scopo della medicina come una lotta contro la morte, perché la parola morte è letteralmente bandita dall'immaginario collettivo. Si pensa sostanzialmente che la medicina serva per curare e che la morte sia qualcosa che vada nascosto, un accidente. Ne avete visto un esempio durante la recente epidemia di Covid, no? Anche questo fatto di portare via i morti, quando ci sono così tanti morti che danno scandalo all'interno di una comunità umana dedita alla produzione, al godersi la vita, chiamiamolo così. Una epidemia di tipo medievale che provoca migliaia di morti va fondamentalmente nascosta per non angosciare le persone. E allora si sono organizzati cortei di camion la notte su cui sono state caricate le bare con i morti perché meno gente li vedeva e meglio era, perché comunque l'impatto con la fine dell'esistenza è un qualche cosa di drammatico. Tuttavia, all'interno dei reperti di anatomia patologica e di antropologia troviamo delle testimonianze significative di come l'uomo abbia affrontato questo esempio importante dell'ostacolo principale che esiste nella vita di tutti, che è appunto legato alla malattia e alla possibilità della morte. La diapositiva che avete davanti illustra il principe delle arene candide, che era un ragazzino, si calcola tra i 13 e i 14 anni, che è stato trovato in una grotta calcarea sopra Finale Ligure negli anni 30. La caratteristica di questo scheletro è che è lo scheletro di una persona morta di morte violenta, perché la mascella, anzi la mandibola del ragazzo,
risultano asportate da un colpo di un animale feroce. Probabilmente il ragazzo, visto che è stato trovato all'interno di una caverna, sarà morto per una zampata di un Ursus Speleus, sarebbe l'orso delle caverne, che 20-30 mila anni fa era il competitor degli esseri umani. Nel senso che sia l'orso delle caverne, che era una belva spaventosa, pensate che era più grande di un orso bianco, coperto da un grande pelo e da pelo molto rigoglioso, pesava più di una tonnellata ed era alto 3 metri e mezzo, quindi un animale terribile che aveva la stessa simpatia e affinità per le caverne degli esseri umani. Quindi gli esseri umani entravano in competizione con questa belva e lottavano sia per ucciderla, procurarsi la carne e la pelle, sia per procurarsi un tetto. Il ragazzo sarà stato ucciso durante un incontro spiacevole con questo animale, ma chi ha deposto lo scheletro lo ha fatto con particolare cura, perché ha ricostruito la mandibola nel pezzo mancante con della creta, con della terra rossa, come a ridargli una complessità, una intierezza dell'osso che il ragazzo non aveva più. Poi lo ha adornato con questo casco di conchiglie e gli ha messo degli altri ornamenti. Aggiungiamo un'altra cosa particolarmente interessante, che probabilmente in questa prima visione non ve ne siete accorti. Per ricostruire una mandibola occorre che lo scheletro sia a livello osseo. Quindi questa ricostruzione non è stata fatta al momento della morte e del seppellimento, ma molto tempo dopo. E questo ci porta a ragionare su un altro fenomeno di cui parleremo più avanti, quando parleremo del fine vita e della morte, che è il rituale della doppia sepoltura. Molte società umane praticano la doppia sepoltura, cioè il morto non viene abbandonato a se stesso e dimenticato, ma si crea un circuito di attenzione alle spoglie mortali e quindi di reinserimento di quello che è stato fisicamente il morto all'interno della struttura sociale. Quindi il ragazzo, dopo che era passato allo stato scheletrico, è stato sicuramente accudito, la sua mandibola è stata ricostruita, il che vuol dire che qualcuno è andato a vegliarlo negli anni seguenti dopo la morte. Nella parte destra dell'immagine vedete la ricostruzione del ragazzino che ci lascia una tenerezza di fondo, perché è molto molto simile a noi purtroppo, perché comunque il problema di fondo dell'umanità negli ultimi 30, 40 secoli o anche più è sempre stato questo, insomma, come affrontiamo la malattia e la morte? Allora, l'antropologia medica come materia organica è veramente recente, perché nasce tra gli anni 20 e gli anni 30 del XX secolo e nasce a opera di uno studioso inglese che si chiama Edward Evans Pritchard, il quale parte intorno al 1925-26 per il Sudan, anzi nella parte meridionale, sarebbe il sud del Sudan, dove la parte desertica del Sudan confina con la foresta tropicale degli stati centrali dell'Africa. Lì Evans si ferma per più di 10 anni e compie degli studi di antropologia medica, quindi, e culturale sulle usanze di una determinata tribù che trova collocata in quella zona, la tribù degli Asande, una tribù che oggi è quasi scomparsa, nel senso che essendo animata, scusate l'alliterazione, animata da una cultura di tipo animistico, la maggioranza musulmana del Sudan non l'ha amata mai particolarmente, per cui questi Asande sono stati sempre sottoposti a una certa emarginazione. Come vedete, la zona dove Evans Pritchard lavorò confina con la parte settentrionale del Congo, con l'Uganda, con l'Uganda, col Kenya, insomma, con l'Africa centrale. Evans Pritchard si ferma appunto più di 10 anni,
Lo vediamo in questa foto, molto anni 30, insomma, circondato da tutti i ragazzini della tribù che lo venerano, insomma, in modo rispettoso come il grande uomo bianco, e con pazienza riesce a valutare quali sono i costumi e gli atteggiamenti, nel campo della medicina di una tribù, chiamiamola primitiva, perché primitivo è sempre un termine che andrebbe preso con le molle. Quando torna dall'Africa, scrive questo libro, che è stato edito recentemente di nuovo anche in italiano, che è Stregonerie, Oracoli e Magia presso gli Azzande, che esce nel 1937. L'idea di fondo che individua nel comportamento tra medico e paziente, chiamiamolo così, tra stregone e paziente in questa tribù africana, Pritchard, è legata alla necessità che la prestazione di tipo salvifico, guaritrice, debba essere condotta a pagamento, altrimenti non vale nulla. Un bravo stregone si fa pagare. Perché uno stregone che lavora gratis non vale molto, questo secondo la cultura degli Azzandi. Bisognerebbe ragionare invece come mette in crisi tutto il nostro sistema sanitario occidentale, dove invece è considerato uno scandalo pagare una prestazione sanitaria, anche perché in una società che a partire dal 1948, con la nascita del National Health Service britannico, ha inteso poter dare a tutti, anche agli indigenti, la possibilità di essere curati senza dover per questo mettere mano al portafoglio. Nella visione, nell'ambito invece culturale di una tribù dell'Africa centrale, lo stregone bravo è quello che si fa pagare, e più è bravo, più si fa pagare molto. È un po' la stessa cosa che succede anche in Cina. Non so quanti di voi abbiano letto La Buona Terra, che è un romanzo degli anni 30 di Pierce Buck, che era una scrittrice americana molto in voga in quel periodo, che descrive il comportamento di un medico cinese nella comunità rurale in cui la Pierce Buck viveva. Il medico si poneva davanti al paziente e gli faceva più o meno questo discorso: se mi dai un tot, io ti curo fino a un certo punto. Se mi paghi meglio, ti curo meglio. Se vuoi essere sicuro di essere guarito, mi devi dare un'enormità di denaro. Il rovescio della medaglia è che se il medico stipulava un contratto di sicura guarigione e poi non era in grado di guarire il paziente, andava incontro alla pena capitale. Quindi non sempre gli conveniva esagerare nella sua avidità. Però, come vedete, l'atteggiamento di retributivo tra curante e malato è un qualche cosa che affonda le sue radici nei secoli. Gli Azande, poi, secondo Pritchard, hanno anche la possibilità di sviluppare due fondamentali possibilità di cura. Da una parte ci sono gli stregoni e dall'altra ci sono i fattucchieri. Ora, qual è la differenza che passa tra uno stregone e un fattucchiere? Lo stregone è un guaritore di serie A, perché uno stregone potente è in grado di guarire un malato con un puro atto psichico, quindi attraverso un'influenza di tipo essenzialmente magico-spirituale. Un fattucchiere è un guaritore di un livello più basso, inferiore, perché necessita della chimica, della costruzione di un filtro, di un rimedio di tipo concreto che una volta assunto dal malato possa portarlo a guarigione. Quindi questa è una distinzione fondamentale. Oggi non abbiamo più una cosa del genere nella medicina occidentale, perché la parte della medicina che si occupa della salute psicologica è fondamentalmente diversa da quella che si occupa della salute biologica. Addirittura i medici, come gli psichiatri, gli psicologi,
che si occupano del benessere spirituale, chiamiamolo così, del benessere psicologico di un paziente, sono oltremodo offesi, si sentono ridotti se la loro attività viene collocata in un ambito che non sia puramente delimitabile da un punto di vista scientifico. Scientifico vuol dire riproducibile. Questo, ad esempio, è stata, questa qui è stata una delle polemiche maggiori che si è sviluppata negli anni 50 e 60 del secolo scorso, legata alla cosiddetta scientificità della psicoanalisi. Uno psicanalista fa scienza, uno psicologo che fa psicoterapia esercita una procedura di tipo scientifico. Questo è un dibattito aperto che non abbiamo ovviamente il tempo adesso di andare ad affrontare, ma vi dà un'idea di quanto la questione sia tuttora aperta anche nel nostro mondo occidentale. Quindi, secondo gli insegnamenti di Ewan Spreecher, possiamo individuare un cosiddetto paradigma terapeutico preistorico, prima della trasmissione del sapere attraverso la conoscenza di tipo scritto. Ed è il cosiddetto, io lo chiamo, si chiama in linea generale, il paradigma terapeutico dello stregone, che non è poi tanto lontano da certe idee che attraversano il nostro mondo moderno. Dunque, la malattia è dovuta a fattori soprannaturali riconoscibili. Quindi c'è qualcuno che ci vuole male, che ci ha provocato la malattia. La terapia si basa sul riconoscimento di questi fattori negativi e su delle misure per contrastarli. La guarigione è merito di questo stregone. E la morte può essere colpa dello stregone, ma anche di forze che il povero stregone non è in grado di controllare. Ma lo stregone bravo, alla fine, è sempre quello che guarisce con maggior frequenza e che sbaglia di meno. E su questo, anche al giorno d'oggi, non è cambiato nulla. Semmai è cambiata la fiducia che le persone oggi conferiscono al sanitario e le loro aspettative, ma di questo avremo modo di parlarne compiutamente più avanti. Gli antichi greci, che hanno sviluppato per primi una medicina di tipologia razionale, avevano costruito, prima ancora di queste, una connotazione mitologica della medicina stessa, muovendosi intorno a due figure fondamentali, che sono quella di Asclepio o Esculapio, che era il dio, o meglio il semidio della medicina, figlio di Apollo, e l'altro grande terapeuta dell'antichità, che è il centauro Chirone. Allora, Asclepio, figlio di Apollo, riceve la sapienza medica e la dona agli uomini, la dona così bene che a un certo punto, per opera di Esculapio, non muore più nessuno. A questo punto Zeus si adombra con Esculapio e lo fulmina, perché anche gli uomini devono morire, gli uomini devono morire, i mortali muoiono, gli dèi non muoiono. E questa è la punizione, quindi l'eccesso di bravura di Esculapio viene punito con la morte. Poi su questo il mito è abbastanza nebuloso, non si capisce bene se Esculapio venga portato sull'Olimpo con gli altri dei o che fine faccia, insomma, perché annichilirlo del tutto non va bene. Poi il culto di Esculapio è andato avanti anche durante l'epoca romana. L'altra grande figura mitologica importante per la medicina greco-romana è quella del centauro Chirone. Ora, sapete che per la mitologia i centauri erano individui violenti, dediti alla lussuria e alla violenza, quindi non avevano proprio l'aspetto di raffinati studiosi. Il centauro Chirone faceva un po' eccezione perché era colto, saggio e moderato, e in più era bravissimo nell'arte medica. Tanto è vero che lo stesso Esculapio è allievo di Chirone. Purtroppo Chirone tra i suoi allievi avrà anche Ercole, il quale pasticcione come sempre gli provoca una ferita con una freccia legata intinta nel sangue dell'idra, del sangue velenoso, e da questa ferita Chirone ricava una piaga che non può essere guarita in nessun modo.
La piaga gli crea dei dolori lancinanti e continui di giorno e di notte che gli rendono la vita impossibile. La compensazione a questo dolore per Chirone è l'abilità terapeutica. L'abilità terapeutica di Chirone è straordinaria e qui abbiamo di fronte l'altro grande mito della medicina antica, che è il mito del guaritore ferito. Il terapeuta, il medico che ha provato il male, che ha provato la malattia, che è stato ammalato gravemente, acquista una sensibilità e un interesse particolare per il malato che assiste e una capacità intuitiva di tipo diagnostico straordinaria. Ora, oggi come oggi, l'intuizione diagnostica nella medicina moderna è un po' obsoleta, insomma, perché si tende a demandare tutto agli esami fisici, alle macchine e trarre poi delle sommatorie di questi diversi dati per arrivare a una conclusione. Ma nel passato, diciamo anche nel XIX, nel XX secolo, l'intuizione diagnostica era quella che faceva la differenza tra il maestro e l'ordinarietà. Oggi è un pochino meno evidente, anzi, se siete troppo brillanti da un punto di vista intellettivo e fate diagnosi troppo brillanti, potreste rischiare di andare contro determinate linee guida di tipo conformistico di quello che oggi su quello di cui oggi si adagia la medicina moderna, ma lo vedremo sicuramente più avanti. Asclepio poi ha una serie di figli, i quali si dedicano tutti a una parte della medicina, per cui la più importante è Igea, che si dedica alla salute degli esseri umani, poi c'è il figlio medico, il figlio che si occupa della dieta, eccetera, eccetera. Quindi la famiglia di Asclepio è estremamente importante da un punto di vista mitologico, ma se ci ragionate su anche da un punto di vista sistematico. Perché, diciamo, dà già una divisione specialistica delle diverse branche della medicina. I romani chiamavano Asclepio, nome greco, come Esculapio, ma il simbolo di Asclepio era sempre lo stesso. La leggenda diceva che Asclepio aveva sposato una donna che si chiamava Epione e che era nata nell'isola di Co, che oggi si chiama Kos, che è un'isola del Dodecaneso greco. Un'isola importantissima perché sull'isola di Kos Asclepio ha costruito il suo primo ospedale. L'antropologia medica quindi è un sapere, come vi ho accennato, di tipo interdisciplinare che cerca attraverso categorie culturali e categorie di tipo puramente medico, di fornire una interpretazione del modo con cui si affronta la malattia e la morte nella società umana. L'oggetto della cura è il corpo umano. Ora, faremo una lezione apposta sul corpo, perché il corpo noi lo diamo sempre per scontato, no? Il corpo ce l'abbiamo e questo chi vi parla, voi vi potete toccare, manipolare, sapete ciò che siete, però il corpo ha una dimensione di tipo fisica e una dimensione di tipo magico, di tipo spirituale, che viene molte volte sottovalutato. Nell'arte, nella rappresentazione artistica, queste due valutazioni si incontrano, vengono fuori, perché la rappresentazione artistica porta con sé anche una spiegazione di tipo puramente estetico e quindi fa entrare la raffigurazione del corpo in una dimensione puramente filosofica, che non è soltanto una rappresentazione fisica. Un esempio eclatante di cui parlo spesso è la rappresentazione del Galata suicida. I Galati erano una popolazione celtica del sud dell'attuale Francia, che nel III secolo a.C. intrapresero quella che loro chiamano nelle loro leggende la Grande Scorreria. Migliaia e migliaia di individui con famiglie al seguito partirono, attraversavano tutta la pianura padana e i Balcani,
fino ad arrivare in Anatolia, cioè nell'odierna Turchia. Qui si scontrarono con il sovrano ellenistico Antioco che governava quelle terre, furono sconfitti dopo battaglie sanguinose, ma tutti riconobbero l'abilità guerriera dei guerrieri Galati. E questi Galati, molte volte, pur di non cadere prigionieri dei loro nemici, si davano la morte. Quindi il leitmotiv, lo stereotipo del Galata che si suicida è l'uomo che prende possesso del proprio corpo fino alle estreme conseguenze. In tutta l'antichità greco-romana il Galata suicida è stato rappresentato in vari multipli decine e decine di volte. I due esempi che vi faccio vedere qua sono a Roma, uno al Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, l'altro, se ricordo bene, alla Galleria Borghese. Allora, questa è una rappresentazione del Galata morente che somiglia a quell'altra, solo che è sdraiato. L'attenzione che devo richiamare del vostro sguardo è su quello che il Galata porta sul collo e che vediamo meglio nella prossima diapositiva. Il Galata indossa una torque. La torque era una collana aperta sul davanti con dei significati escatologici e di tipo magico. La torque veniva indossata come segno di protezione da parte di un determinato dio nel confronto di quel guerriero ed era considerata un simbolo di grande nobiltà e potere. Tanto è vero che nelle lotte dei Romani contro i Galli e contro i Celti c'è un famoso eroe romano che prende il nome di Torquato perché aveva strappato al cadavere dei suoi nemici Galli un grande numero di torque, che era un oggetto perché erano quasi sempre di metalli preziosi, di bronzo, d'argento, anche d'oro per quanto riguardava un re. Quindi la torque è un oggetto esoterico di protezione del corpo, un amuleto caratteristico di queste popolazioni. Recentemente l'ho visto anche sulle bancarelle di un mercato, però non penso che chi la vendesse sapesse che cosa aveva messo in vendita, insomma, perché comunque è uno stereotipo ornamentale molto diffuso. Era uno stereotipo che riguardava la protezione della salute e della vita del corpo del guerriero, ma anche quella di un dio. Infatti, in questo calderone d'argento trovato in una torbiera danese del III secolo a.C., rivediamo di nuovo il motivo della torque. Anche il dio, questo dio metà uomo, metà cervo, indossa una torque. Quindi ci sono degli oggetti che fanno un po' da transito escatologico, esoterico, tra la realtà fisica e una realtà magica di cui la medicina delle origini si fa ancora portavoce e testimonianza. Vi dicevo che alle radici di tipo magico e culturali della medicina antica esiste comunque il mito del guaritore ferito, che vedete rappresentato anche in questo vaso attico in Chirone che si sta recando a curare una ferita presso un personaggio che si sta recando ancora. Ah, notate che Chirone alla fine sarà stanco di dover soffrire questo dolore insostenibile per sempre e chiederà a Zeus di essere ucciso, di rinunciare alla propria vita. E Zeus lo accontenterà, prenderà il suo posto Prometeo, perché la piaga di Prometeo, a cui lui è stato condannato per aver donato agli uomini la curiosità, la sapienza, la conoscenza, fa sì che Prometeo sarà incatenato alle montagne del Caucaso e tutti i giorni un'aquila gli venga a mangiare il fegato che poi ricrescerà durante la notte, dando anche a lui una piaga inguaribile. Insomma, la morale della faccenda è che se volete la conoscenza dovete soffrire. Non si ottiene nulla senza sofferenza e senza sacrificio. La conoscenza non è un qualche cosa che ti piove dal cielo senza che tu te lo sia meritato. È qualcosa che te la devi sudare. Diceva un mio vecchio professore all'università, lo studio paga sempre. Sì, questa è una vecchia
una vecchia battuta, però devo dire che non l'ho mai trovata smentita, insomma. Alla fine, se vuoi raggiungere una meta di gratis a questo mondo, non c'è nulla, insomma, tantomeno la conoscenza. Quindi, all'origine della medicina razionale greca, quindi della nostra medicina occidentale, c'è una riflessione profonda, come potete vedere, su che cosa sono i processi biologici che interagiscono o anche culturali, perché l'uomo, l'antico uomo greco, sapeva che intuiva che alcune malattie potessero avere una causa fisica, ma allo stesso tempo intuiva che alcune cose non fossero completamente spiegabili. Quando scoppiava un'epidemia, non è che conoscessero il bacillo della peste, il bacillo del colera. Ricordiamoci che per vedere un microbo abbiamo dovuto aspettare il 1864, quando Pasteur dimostra l'esistenza dei microbi come agenti infettivi. Prima del 1864 l'umanità non conosceva l'esistenza di microrganismi patogeni. Quindi il nostro sapere in questo campo è relativamente molto recente. La filosofia naturale che nasce nel VII-VI secolo a.C. nella Grecia antica reca fondamentalmente come tentativo di costruzione del suo sapere la ricerca dell'archè. Che cos'è l'archè? È il una parola greca che vuol dire il principio primo che muove ogni cosa, la causa primaria. Non per niente i primi filosofi sono i filosofi presocratici che vivono quasi tutti sulla costa asiatica del mare Egeo. E c'è uno scopo, perché le città della costa asiatica del mare Egeo, come Mileto, oggi Smirne, eccetera, eccetera, hanno dei rapporti stretti con l'universo persiano e orientale che c'è alle loro spalle e con l'Egitto, che ha una medicina molto evoluta, di cui parleremo, che è in linea di navigazione relativamente attingibile. Quindi i primi filosofi come Anassimene, Anassimandro, Eraclito, Talete cercano il principio fondante. Alcuni di questi, come Eraclito, sono anche medici, perché tentano di applicare la loro conoscenza alla natura umana e quindi a migliorare le condizioni dell'uomo. Quindi, come vedete, medicina, conoscenza e filosofia nascono tutte nello stesso momento. Per gli antichi greci, la malattia e la morte erano un qualche cosa che uno si era procurato perché se lo meritava. La volta scorsa, nella lezione di storia, ho parlato un po' di come il primo storico dell'epoca moderna, il primo storico, diciamo così, importante dell'epoca moderna, Erodoto di Alicarnasso, individuava nei fatti storici l'esistenza di una colpa, cioè gli uomini commettevano delle ingiustizie. E da questo ne derivava una devastazione nella loro epoca storica. Anche per la medicina delle origini esiste la necessità di giustificare il male e la malattia attraverso una causa negativa che investe il singolo. Ora, questa causa negativa può essere legata a una colpa del singolo che ha commesso un'ingiustizia verso qualcuno o anche verso se stesso, o anche al caso. E qui entriamo proprio in qualche cosa di cui gli esseri umani non amano molto sentire parlare, perché il caso era per gli antichi greci, ma tutto sommato lo è anche per noi moderni, anche se facciamo finta che non ci sia, il massimo fattore di destabilizzazione della realtà in cui noi ci muoviamo. I greci chiamavano il caso come caos, col termine greco. E in tutta la cosmologia greca il caos era la materia primordiale da cui aveva avuto origine il mondo. Per gli antichi greci non c'era un Dio creatore come il nostro Dio cristiano che a un certo punto pronuncia la parola sia luce, sia mare, sia acqua, sia separi la luce dalle tenebre. No, per gli antichi greci il caos è un enorme
ammasso di materia in cui l'entità ordinatrice di Gea, la terra Gea, divide le varie parti e dà origine a un universo di tipo ordinato che è il mondo quale oggi lo conosciamo. Ma chi abbia creato la massa primordiale, chi ci sia stato prima del Big Bang, per i greci non era necessario saperlo. Quindi, in un certo senso, i filosofi greci interpretavano l'origine di tutto come una relativa eternità della materia. Poi, andando avanti, ci saranno i tentativi sia da parte di Platone che di Aristotele e di altri filosofi greci più, diciamo così, posteriori da un punto di vista cronologico, di individuare un'entità creatrice. Però all'inizio esiste il caos, esiste la materia e il caos viene ordinato e nasce il mondo. Quindi è allo stesso modo in cui un uomo può essere colpito da una malattia legata alla casualità, così anche il mondo è retto dalla casualità. Una causalità entro cui agiscono gli esseri umani, stando attenti al fatto che esiste una divinità che è superiore a quella dei singoli dei che se ne stanno sull'Olimpo. Ed è una divinità a cui non si fanno di solito sacrifici o si costruiscono templi. Questa divinità è la necessità, che è superiore a quella alla forza dei singoli dei. Infatti, dice il poeta Simonide di Ceo, neanche gli dei possono nulla contro la necessità, contro il fato, la nanche. Ricordiamoci questa cosa, perché poi il tentativo, l'orgoglio dell'uomo moderno è quello di riuscire a spiegare tutto. Tentando di spiegare tutto, siamo arrivati agli acceleratori di particelle, al CERN di Ginevra e continuiamo a inoltrarci nella immensa vastità della materia, senza ancora riuscire a trovare il mandorlo della matassa. Quindi, come vedete, sono domande antichissime. Il caso che colpisce l'uomo e gli provoca il male, la malattia e la morte. È dunque l'effetto di una colpa? Qui il dibattito è aperto perché la tragedia greca classica punta il dito indice all'inizio sulla colpa del singolo, che è quella che genera poi l'ingiustizia che deve essere sanata dall'intervento demiurgico del dio. L'esempio classico è quello di Oreste. Prima di partire per Troia, il padre Agamennone ha sacrificato agli dèi la sorella di Oreste, Ifigenia. La madre di Oreste, Clitennestra, si vendica del marito e lo uccide per avergli ucciso la figlia. A questo punto, il figlio maschio Oreste è dibattuto dal fatto che, da una parte, deve vendicare l'onore della propria famiglia e quindi deve uccidere la madre e il suo amante, i due che hanno ucciso suo padre al ritorno dalla guerra di Troia. E dall'altra si rende conto che uccidere la propria madre vuol dire violare un tabù di dimensioni cosmiche, perché uccidere la propria madre vuol dire uccidere colui che ti ha messo al mondo e che ti ha donato la vita. Quindi è l'unico modo in cui un essere umano può radicalmente rifiutare la vita stessa che ti è stata data. Capite la profondità del tabù contro cui si viene a scontrare Oreste? L'uccisione della madre gli provoca dei tormenti terribili, che vedete raffigurati nel quadro, perché ci sono le furie, le rinni, che lo tormentano, perché lui ha ucciso la madre. Alla fine troverà una soluzione consolatoria attraverso l'intervento divino. Eschilo poi è il primo dei tragediografi e ha una visione molto tranchant del problema del caso e del destino umano. I grandi tragediografi successivi, come Sofocle, si soffermeranno anche loro sul senso del fato e del destino. Pensiamo a Edipo, che è totalmente innocente di aver ucciso suo padre e di essere andato a letto con sua madre. Per arrivare poi a un ultimo tragediografo importante, che è Euripide, il quale decide di investigare il lato oscuro dell'animo umano,
lasciando fuori gli dèi, perché avverte come non essere in grado di spiegare compiutamente l'arché, adesso sapete cos'è, del comportamento umano. Quindi, come vedete, la tragedia classica ci insegna tante cose. Ci insegna anche che negli ospedali dell'antichità parte integrante dell'ospedale era il teatro, ad Agrigento, ad Epidauro, vicino all'ospedale ippocratico c'è il teatro, perché il teatro costituisce un momento di spiegazione filosofica e terapeutica della malattia e del processo di guarigione. Quindi il teatro è una forma di cura. Bisognerebbe ricordarselo anche al giorno d'oggi, perché questa medicina puramente fisica sta perdendo molte delle coordinate umane. Poi, come ne parleremo più avanti, l'intelligenza artificiale rischia di dare colpo di grazia a questa struttura così delicata che esiste tra l'uomo, la malattia e il modo di affrontare malattie e morte. Uno scienziato molto più moderno, come Jacques Monod, che ha vinto il premio Nobel nel 1965 per la medicina, per i suoi studi di biologia molecolare, ha tentato di spiegare la maledizione del caso in termini razionali. Allora ci dice Monod fondamentalmente che l'esistenza umana si basa sulla lotta nei confronti della precarietà della durata della propria vita e del caso che suscita gli incidenti di percorso che rendono difficile la nostra vita. Monod è un marxista umanista, ma pur sempre un marxista, e individua nella capacità degli uomini di riunirsi tra di loro e di sorreggersi a vicenda il senso da dare alla vita e alla ricerca scientifica, che se vogliamo è un po' la stessa tematica di Leopardi nella Ginestra. Il vulcano ti può seppellire con un'eruzione, ma tu, essere umano, un po' come il fiore della ginestra, sei capace lentamente di risollevarti. Se cerchi di aiutarti, riuscirai a dare un senso alla tua vita che non è spiegare la tua transitorietà. Il senso della tua vita è aiutarsi per sostenere insieme quello che è il destino comune legato alla malattia e alla morte. Poi ci torneremo perché Monod, ecco, questo ad esempio è un consiglio obbligato che do sempre tutti gli anni di lettura. Leggete Il caso e la necessità. Questo saggio lo trovate negli Oscar Mondadori a 4 soldi, è ancora oggi un libro che fa riflettere e fa riflettere molto. Cosa intendiamo con la parola salute? Allora, sapete che oggi non c'è più il Ministero della Sanità, esiste il Ministero della Salute, che è una delle cose più assurde che mente umana abbia potuto partorire, perché adesso vedrete che la salute è fondamentalmente un concetto di natura metafisica, non è quantizzabile con dei criteri di tipo razionale e matematico che cosa sia la salute. Quindi la salute è una condizione psicofisica dell'organismo che sostiene uno stato di benessere dell'individuo. Penso che sia una definizione che vi possa andare bene, che possa andare bene a tutti. La parola salute viene dal termine latino salus, che vuol dire salvo o salvezza. Salvezza da cosa? Salvezza dalla malattia, quindi evitare la malattia e la morte vuol dire salvarsi da la malattia e la morte, ma contempla una connotazione di tipo binario negativo, perché sei salvo, sei sano se non sei malato, non sei sano indipendentemente dall'esistenza della malattia. E quindi vedete già come sia impossibile definire la salute senza rifarsi al concetto di male e di malattia. E questo già fa scricchiolare un po' l'edificio conoscitivo. In più, una curiosità interessante è che i salutari erano dei sacerdoti. Sapete che gli Etruschi erano un popolo estremamente superstizioso. I salutari erano dei religiosi etruschi
che avevano come compito quello di augurare il buon viaggio a coloro che partivano. Ma c'è di più. Il termine salus e salutare deriva dal sanscrito sal, che vuol dire sale. Quindi il sale veniva inteso nell'antichità più remota come un qualche cosa che donava sapore alla vita, no? Non c'è il termine di dà sale alla vita, dà sapore alla vita. Una vita insipida non è degna di essere vissuta, comunque è meno piacevole. Una vita sapida, una vita salata è qualche cosa che è più interessante. Oggi abbiamo rovesciato la cosa perché il sale è stato letteralmente criminalizzato, perché fa venire la pressione alta, perché indurisce le arterie, perché riduce l'aspettativa di vita, insomma. Però invece il contrario è che è alla base del concetto di salute. Oh, possiamo continuare a giocare a fare gli ignoranti, eh? Questa è una soluzione. Il gioco della marmotta o dello struzzo si chiama. Ignoriamo, però ci sarà una ragione su questa terminologia, su questa etimologia. La salute durante il periodo ippocratico, Ippocrate vive tra il 460 e il 370 a.C., vive una settantina d'anni in questo periodo qua, ha una grande idea, quella di sistematizzare le conoscenze intorno alla medicina e di raccogliere iscritti e di fondare una scuola medica che trasmetta il sapere. Pare che Ippocrate abbia scritto qualcosa come 72 libri, non è detto che siano così tanti perché poi sono stati raccolti 2 o 3 secoli dopo la morte di Ippocrate nella biblioteca di Alessandria e non sappiamo il bibliotecario che cosa abbia combinato in questa biblioteca, se abbia contaminato il corpus ippocraticum con qualche cosa che non c'entrava niente. Comunque attualmente il corpus ippocratico è fatto da 72 titoli. Il fondamento della medicina ippocratica era quanto di più asciutto e rigoroso si possa immaginare. E si basava sul cosiddetto astensionismo terapeutico. Secondo Ippocrate, ogni uomo ha una physis, una natura vitale lui interna, che gli preserva la sua forza vitale. Quindi lo scopo del medico è, per prima cosa, rispettare l'energia naturale del corpo umano e facilitare la guarigione naturale dell'organismo che quasi sicuramente interverrà. Infatti, il gesto terapeutico principale di un medico ippocratico era far riposare il paziente. Quando un paziente entrava in un ospedale ippocratico, gli si dava una bevanda che era quasi sempre un infuso di oppio, dopodiché, il nostro paziente si faceva una bella dormita di 2 o 3 giorni e già il riposo otteneva moltissimo. Questo chiunque abbia lavorato in ospedale lo sa benissimo che già il riposo a letto in certe patologie, tipo scompenso cardiaco e altre patologie del genere, ottengono risultati spettacolari. Questo addormentamento forzoso aveva un termine latino particolare che si chiama incubatio, cioè incubatio era una specie di letargo controllato che vedete raffigurato in questa pietra, in questa scultura ippocratica in cui il medico massaggia in un certo senso il collo del suo paziente o della sua paziente e la porta verso un sonno di tipo restauratore. Il primo ospedale ippocratico è quello che sorge a Kos, a Ko sull'isola del Dodecaneso, che è quello che vedete raffigurato. È un ospedale a 3 gradini, nella prima parte c'è un peristilio, un porticato dove il malato che arriva in cerca di aiuto viene lavato, accudito e riceve appunto l'incubatio. Una volta che con l'incubatio, con altre terapie, per lo più di tipo, come si può dire, erbolaristico, basate su erbe, è migliorato, può salire al secondo gradino dove può ringraziare nel suo tempio Esculapio o Asclepio, poi c'è il terzo gradino del tempio da cui si domina tutta l'isola di Kos e davanti l'isola, la costa turca, la costa di Bodrum, che è l'antica città
di Alicarnasso, e dal terzo gradino può rivolgere la sua preghiera al dio Apollo di averlo guarito. Il tutto è circondato dal bosco sacro che serve a ricordare che comunque, nonostante l'uomo provi in tutti i modi di migliorare la propria esistenza, deve tener conto sempre dell'intervento esterno degli dei. Simbolo di Esculapio o di Asclepio e della medicina ippocratica è il serpente, un serpente solo, raccolto intorno al bastone, perché il doppio serpente è quello di Mercurio, che è il dio del commercio e dei ladri. Il simbolo di Asclepio è un serpente perché il serpente dorme molto dopo che ha mangiato e cambia la pelle. Quindi non si conosce, quindi è capace di rinnovare completamente la propria struttura corporea e impedisce anche in questo modo di conoscere compiutamente la sua vera e propria età, che c'è fino a un certo punto ignota. Detto questo, andiamo avanti. Affermiamo che nell'epoca cristiana, una volta finita l'epoca greco-romana, la venuta del Cristo Salvatore all'interno della società umana provoca un grande cambiamento anche nei confronti della malattia e della salute. Fondamentalmente il cambiamento non è tanto di tipo ideologico, perché la malattia continua a essere un male e la salute continua a essere un bene, ma il cambiamento è di tipo concettuale su quanto si venga a valutare l'importanza del corpo. Allora i padri della Chiesa sminuiscono l'importanza del benessere del corpo, come avevano fatto i pagani. Per i pagani il corpo era una benedizione degli dèi in quanto serviva a prendere piacere e a godersi della vita. Poi quello che succedeva dopo contava fino a un certo punto, anche perché l'aldilà per i pagani era un qualche cosa di indefinito, non c'era un rapporto premio, ricompensa, punizione per colpa, no? Come abbiamo noi oggi cristiani, anche se poi sono teologi su questo, non sono completamente d'accordo. I padri della Chiesa interpretano il corpo come un qualche cosa di corruttibile che è destinato a sfaldarsi come un vestito strappato, un vestito logoro. C'è proprio un'epistola di Sant'Ambrogio che paragona il corpo umano a un vestito logoro che è destinato a essere cambiato. La nascita vera del cristiano avviene dopo la morte, è la nuova vita, perché la vita vera del cristiano inizia dopo la morte, non inizia durante la vita. Quello è un periodo transitorio. D'altronde, con la precarietà della vita materiale che abbiamo durante il corso del Medioevo, di cui sicuramente torneremo a parlare, fondamentalmente con una vita media di 30-35 anni e una povertà che arrivava al 40% della popolazione europea, un'indigenza totale, non è che ci fosse da essere molto entusiasti del benessere materiale di questa di vita. Una volta finita la giovinezza, ahimè, c'era poco di cui essere. La presenza del Cristo dava poi una doppia valenza, perché il Cristo era colui che da una parte aveva offerto la propria vita per salvare il genere umano e dall'altra era il primo degli ammalati. Perché Cristo era stato ferito a morte, ma era guarito e risorto dopo il terzo giorno. Quindi era il cosiddetto medico celeste. Confidando in Cristo, il malato, il sofferente, poteva sperare di essere resuscitato come il Cristo con la nuova vita dopo la morte e quindi venire a compiersi un destino di vita ultraterrena favorevole, accettabile. Cristo è il primo terapeuta. Questa è la visione medievale della medicina, anche se poi la medicina medievale la vedremo, è una medicina tutt'altro che banale, no? Molto sofisticata, ad esempio da un punto di vista farmacologico, anche chirurgico per certi
per certi versi, però il terreno ideologico era alquanto diverso rispetto a quello dell'antichità greco-romana. E arriviamo all'epoca moderna. L'epoca moderna è caratterizzata dalla nascita della medicina e della scienza razionale. Ci sono tre fondatori riconosciuti della scienza moderna, che sono Francesco Bacone, che formula i criteri del metodo sperimentale, Galileo Galilei, che prova come attraverso l'analogia si possa arrivare a delle verità fattuali più che attendibili, perché lui dice: se io punto il mio cannocchiale sull'albero nel cortile di casa mia, lo vedo ingrandito, quindi se lo punto verso le stelle e i pianeti e li vedo ingranditi, saranno testimoni di un'immagine attendibile come quella che mi dà il cannocchiale puntato nei confronti dell'albero del cortile. E poi il più grande scienziato forse di tutti i tempi, Isaac Newton, che formula la legge della gravitazione universale e quella dell'ottica, che è un po' la costruzione dell'universo scientifico moderno che dovrà reggere poi per 200-300 anni fino all'arrivo di Einstein, in cui Newton era estremamente religioso e pensava che tutto il mondo, tutto l'universo che lui vedeva fosse opera di una sapienza superiore divina e che compito dello scienziato fosse decifrare con la matematica la sapienza divina che era intrisa in tutte le cose materiali. Ecco, queste tre grandi personalità costruiscono la scienza moderna di cui noi siamo figli. C'è un'altra personalità importante che è alla base anche della medicina scientifica moderna, e che il filo e che la quale è il filosofo francese Cartesio, il quale nelle sue opere, il discorso sul metodo, il discorso sull'uomo, eccetera, formula la teoria del cosiddetto dualismo cartesiano. Secondo Cartesio, la realtà umana, la realtà del corpo umano, si divide in due grandi parti: in una realtà fisica, che è il corpo, che Cartesio chiama con il termine latino di res extensa, e in una realtà psicologica che si può indagare solo attraverso la psicologia, che è la res cogitans, cioè la mente. Il frutto avvelenato di questa visione è la separazione dicotomica tra anima e corpo, su cui ci reggiamo anche oggi, perché una volta che è stata fatta questa scisi, questa schizofrenia tra anima e corpo, ha avuto questa divisione il grande vantaggio di permettere uno studio accurato della materia, ma allo stesso tempo di relegare la parte non, come si può dire, oggettivabile, non studiabile fisicamente del corpo umano, un po' in un angolo di cui magari adesso comincia a venire fuori, ma sicuramente è più difficile studiare il pensiero che studiare un organo come il rene o l'intestino o il fegato. Responsabile di tutto è il nostro amico Cartesio. Il mito di poter assimilare l'uomo a una macchina attraversa un po' tutta l'Europa del periodo illuminista. L'uomo si libera attraverso la ragione della schiavitù della religione e dei termini oscurantisti dei secoli precedenti, o almeno gli illuministi lo interpretano così. A metà del XVIII secolo gli intellettuali francesi danno costruzione a quella grande opera che è l'Enciclopédie, questa grande enciclopedia che contiene tutto lo scibile umano, soprattutto da un punto di vista tecnico, dei due filosofi Diderot e d'Alembert, che è un matematico, e c'è l'ambizione che è tipica del XVIII secolo di poter ricostruire il corpo umano da un punto di vista meccanico. Già Cartesio aveva intuito che gli esseri umani possono essere per analogia paragonati a delle macchine. Ma nel XVIII secolo alcuni artigiani geniali tentano addirittura di costruire degli automi che siano in grado di riprodurre le attività umane, per cui ci sono automi che scrivono, che suonano uno strumento, che giocano a scacchi. Il più famoso di questi era Jacques de Vaucanson,
che era in grado di costruire un automa meccanico fatto da oltre 400 parti. Ovviamente oggi queste cose sono state abbandonate perché l'elettronica permette un grado di simulazione molto superiore. Però il tentativo di costruire un qualche cosa di vivente e che abbia coscienza, proprio immagine e somiglianza, come vedete, è molto antico. A metà del XVIII secolo esce un autentico bestseller maledetto, che è L'uomo macchina, scritto da un medico bretone, che è Julien Auffroy de Lametrie, che manda fuori nel 1748 questo saggio dal titolo L'uomo macchina. In questo saggio de Lametrie paragona il corpo umano a una macchina e ci dice testualmente, e qui è la sua originalità, che anche l'anima, anche i pensieri più edificanti, anche le cognizioni di tipo morale ed etico sono legate a processi di tipo chimico e materialistico. Quindi una persona che mangia bene, che dorme bene, che beve bene, va in battaglia e si fa uccidere con coraggio senza nessun problema. Chi mangia male, dorme male ed è denutrito avrà meno risorse vitali per superare determinati ostacoli. Come scrive Voltaire nella prefazione dell'Uomo Macchina, anche l'anima è qualcosa di concreto che svanisce insieme al corpo. Da notare che quando nel 1748 esce L'Uomo Macchina, l'Inquisizione francese lo mette a rogo. Perché questo è proprio un qualcosa di devastante per la visione confessionale della realtà. E allora il nostro de Lametrie se ne va in Olanda e viene pubblicato a Leida, a Leiden, questo libro, perché l'Olanda calvinista protestante è molto più aperta da un punto di vista intellettuale della Francia, in cui c'è ancora il secondo stato che detta legge, quindi il clero e l'Inquisizione. Poi arriverà la Rivoluzione francese e le cose cambieranno. L'illuminismo comporta anche la base razionale su cui nasce l'assistenza sanitaria e la necessità che ha lo Stato di occuparsi del benessere di tutti i suoi sudditi. Alcuni illuministi particolarmente illuminati, come il barone di Montesquieu, scrivono quello che è uno dei saggi fondamentali su cui si regge tutta la nostra civiltà occidentale moderna, che è lo spirito delle leggi, l'esprit des lois, il quale è un grande saggio in cui Montesquieu articola ad esempio la separazione dei poteri tra il potere legislativo e il potere esecutivo e quindi dà un po' le coordinate di quella che è la società moderna e di chi si deve prendere cura di cosa e di chi. Insomma, l'illuminismo è un grande momento storico. Poi verrà la Rivoluzione francese a diffondere queste idee in tutta Europa fino alla seconda rivoluzione scientifica, che è quella post-positivistica della metà del 1800, del XIX secolo. Tutte cose di cui parleremo, ovviamente. Dopo, alla fine dell'Ottocento, vi ho accennato al 1864, alle ricerche di Pasteur sulla vita microscopica, sui microbi, sulla vita non visibile ad occhio nudo, possiamo articolare nella seconda metà del XIX secolo la nascita di un paradigma che è diverso da quello dello stregone che abbiamo visto nel passato, il cosiddetto paradigma della medicina moderna, che è quello su cui si basa tutto ciò che noi facciamo da un punto di vista medico. Purtroppo le ferite che ha inferto il Covid sono ancora fresche e mi ricordo benissimo, ahimè, da studioso di filosofia della scienza, mi ricordo benissimo lo strepitare di certi giornalisti sul fatto che certe cose, certe terapie non erano scientifiche, che bisognava avere fiducia nella scienza, aspettare questo, quest'altro, eccetera, eccetera. Le cose sono un po' più complicate. Però il paradigma della medicina moderna, oggi come oggi, è questo qui che adesso leggiamo ed è ancora assolutamente inviolato e inviolabile. Il metodo sperimentale è alla base della conoscenza dei fenomeni biologici. Quindi il metodo sperimentale, inventato in prima istanza da Francesco Bacone, da Francis Bacon,
è quello che ci permette di conoscere la verità di un oggetto, di un fatto, no? Il metodo sperimentale si basa sulla riproducibilità di un evento. Le funzioni del corpo umano sono studiabili e riproducibili in laboratorio come base per un numero infinito di prove sperimentali. Quando intorno al 1660 nasce la Royal Society a Londra, che è la prima società scientifica moderna, per essere ammessi a far parte della Royal Society bisogna presentare un lavoro sperimentale che sia assolutamente riproducibile. Quindi gli altri membri della società nei loro laboratori possono ottenere lo stesso risultato seguendo le istruzioni di colui che ha articolato l'esperimentazione. Questa è la scienza moderna. Dovrebbe basarsi tutta su questo assioma. La malattia è dovuta ad alterazioni della normale fisiologia del corpo umano. Questa riprende un po' l'ipotesi ipocratica, quindi il corpo umano da solo funziona benissimo. Interviene un fattore di disturbo e questo fattore di disturbo è la malattia. Le terapie sono basate sul riconoscimento di un rapporto sicuro tra una causa e un effetto nel verificarsi di un determinato fenomeno biologico. Quindi ogni malattia ha la sua causa. Questo è vero per determinate malattie infettive. Non è la stessa cosa per le malattie, della vecchiaia, per le malattie degenerative, per le malattie genetiche, che sono malattie multifattoriali, ad espressione a volte imprevedibile, perché uno può avere la stessa malattia, ma che evolve in un modo in un individuo e in un modo più veloce o più lento in un altro, ma è la stessa malattia. Le terapie, dice la medicina e la scienza moderna, devono essere capaci di annullare gli effetti delle cause patogene, oppure di prevenirle riportando la normalità ai parametri dell'organismo. Allora, qui si stabilisce un assioma, una verità quasi rivelata, che esista un organismo normale, che sia individuabile attraverso parametri biologici certi. Ora, il che non è sempre vero, perché quando andate a fare gli esami del sangue vedete che il range di normalità, non so, la glicemia normale tra 80 e 100. Se supera i 100 per più tempo siete diabetici. Se va sotto gli 80 rischiate l'ipoglicemia e finite in coma. La normalità non è 85, 86, 90, 91, è tra 80 e 100, quindi è un range di valori, non è un termine preciso. Quindi già questo è un parametro e quasi tutti i parametri biologici hanno dei range di normalità, non dei fattori univoci, dei fattori fissi di normalità. Lo sapeva bene il nostro amico, uno dei più grandi scienziati della storia dell'umanità, che è il medico tedesco Paul Ehrlich, che in questa bella foto vedete alle prese con centinaia di provette. Pensate che Ehrlich, per arrivare a scoprire il primo chemioterapico, che era una medicina che funzionava sul microbo della sifilide, dovette sperimentare pazientemente qualcosa come 900 composti, quindi una mole di lavoro gigantesca. Li provò tutti perché Ehrlich cercava la pallottola magica, proprio così si chiama, cioè un farmaco capace di uccidere i microbi e rispettare il corpo umano. E alla fine ci è riuscito. Nel 1909 scopre il Salvarsan, nome commerciale, che è un sulfamidico capace di uccidere o indebolire la spirocheta pallida, che è il microbo della sifilide, benefattore dell'umanità. Purtroppo ebreo, per cui tenuto per lui, tenuto sempre ai margini della società guglielmina. Una volta aperta la porta del metodo scientifico, grazie a Dio, perché bisogna essere riconoscenti, abbiamo una serie enorme di grandi successi su cui basiamo la qualità della nostra vita moderna, anche se non ce ne rendiamo conto. E qui c'è proprio tutta una sfilza di grandi scoperte mediche, no? Dal 1864 Pasteur dimostra che ci sono i microbi.
Nel 1867 il chirurgo inglese Lister dimostra che se ti lavi le mani, se il chirurgo si lava le mani, non ti vengono, non infetta la ferita di chi opera e disinfetta anche i ferri chirurgici, ovviamente. Nel 1882 si scopre il micro della tubercolosi. Nel 1993 lo stesso Koch scopre quello del colera. Addirittura il Kaiser lo manda in Egitto perché c'è un'epidemia di colera, arriva lì con la sua truppa di ricercatori tedeschi e in 448 individuano il colera, e anche il colera non è più un mistero, insomma. Nel 1894 la super scoperta Alexandra Yersin scopre il bacillo della peste, la maledizione secolare del genere umano. Meraviglioso. Nel 1895 Roentgen introduce nella diagnostica i raggi X, per cui possiamo vedere attraverso la materia la struttura ossea. Nel 1903 viene fatto il primo elettrocardiogramma. Nel 1909 entrano, come vi accennavo, i primi farmaci in commercio, i primi farmaci antibatterici, i primi chemioterapici, e cambia la vita, perché prima per un taglietto si poteva prendere un'infezione e si moriva. Oggi ci sono gli antibiotici, ci sono gli antibiotici. Hanno allungato di più la vita media degli esseri umani gli antibiotici di tutte le altre scoperte scientifiche di tutti i secoli precedenti. Perché l'età media è passata dai 45-50 anni dell'inizio del XX secolo a quella attuale, con un grande salto in avanti dopo la penicillina. Nel 1918 un medico italiano scopre la pressione del sangue. Fino al 1918 non si sa che esiste l'ipertensione. Ogni tanto le persone, magari in età ancora giovanile, gli viene il cosiddetto coccolone, un infarto, un ictus e muoiono, perché non sanno che esiste l'ipertensione. Riva Rocci, questo medico che lavora al Policlinico a Milano, inventa lo sfigmomanometro e può capire che alcune persone hanno la pressione più alta e queste qui vanno incontro a problemi cardiovascolari. Il grande chirurgo americano Cushing, che è in visita in Italia, vede l'apparecchio da pressione, se lo porta di corsa negli Stati Uniti, e di lì l'uso si diffonde in tutto il mondo, perché se rimaneva in Italia probabilmente i brillanti colleghi di Riva Rocci gli facevano le scarpe e impedivano lo sviluppo della scoperta, no? Come spesso succede in periferia dell'impero, insomma, ecco. Alla fine, negli anni 20, si scopre anche l'elettroencefalogramma e poi una lunga serie di scoperte, vaccini e compagnia bella. Quindi, come vedete, la medicina moderna è un qualche cosa di relativamente recente. La struttura miracolistica, i successi straordinari della medicina moderna la portano progressivamente a diventare un termine di confidenza, fisico e psicologico degli esseri umani. Oggi definiamo la scienza come una forma di religione di tipo laico, no? Ricordatevi, Marguerite Hack, buon'anima, che si dichiarava atea perché lei credeva nella scienza. Oh, rispettabile, poi bisogna vedere fino a che punto ti possa bastare. Comunque, ognuno fa la sua scelta nella vita. L'OMS, fin dalla sua costruzione nel secondo dopoguerra, 1946-48, ha tentato di definire in modo razionale il concetto di salute. E qui nascono un po' le perplessità. La prima definizione di salute è quella che conoscono tutti: uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non soltanto un'assenza di malattia. E possiamo essere tutti d'accordo, anche sulla base storica di quello che abbiamo visto fino adesso. Poi bisogna vedere come lo delimitiamo, non come lo enunciamo, questo stato di completo benessere. Che cos'è un completo benessere? Come lo misuri un completo benessere? Con un range di valori? Con un valore unico? Con un valore soglia? Sopra stai bene, sotto stai male? Come vedete, la problematica è più complessa. Nei dizionari trovate invece la definizione, oltre che di salute, anche quella di malattia. La malattia è una condizione abnorme,
e insolita di un organismo vivente, caratterizzata da disturbi ed alterazioni osservabili in modo generale o locale. Nel caso, dice il dizionario Treccani, di strutture biologiche di elevata funzionalità, andiamo incontro a una sofferenza che può anche essere di natura psicofisica, quindi a una sofferenza più elaborata di quella che è soltanto una sofferenza biologica e materiale. Quindi la malattia può essere un qualche cosa di definitivo, ma anche un qualche cosa di reversibile, ma siamo sempre lì. Il concetto di malattia da solo non sta in piedi. Sembrerebbe essere collocato sui due piatti della bilancia. Da una parte c'è la salute, dall'altra c'è la malattia, in mezzo c'è una forma di equilibrio tra queste due condizioni. Il concetto di salute è in via di continua modificazione nel corso dei decenni che si sono susseguiti al 1948, forse anche in base alla nascita del sistema sanitario nazionale inglese. Voi ricordate che dopo il 1946, quando ci sono le elezioni, Winston Churchill viene mandato a casa dagli inglesi che, nonostante abbia fatto vincere la guerra al Regno Unito, mandano al governo i laburisti. I laburisti, come grande trasformazione e innovazione, creano il sistema sanitario nazionale britannico, che è il sistema di salute per tutti e gratuito a cui il mondo occidentale si è ispirato. Potremmo dire che oggi esistono in fondo due modalità di erogare le prestazioni sanitarie: quelle di tipo privatistico assicurativo, come negli Stati Uniti, e quelle di tipo pubblico universale, come nella maggior parte dei paesi europei occidentali. Questo ha un costo che ricade sulla collettività e che è alimentabile soltanto attraverso il prelievo fiscale e le donazioni. Quindi, come vedete, la chiave di tutto è intorno al 1948. Gli esseri umani, soprattutto sulla scorta un po' della ideologia marxista e anche progressista, chiamiamolo così, sul tentativo che ha ogni tanto l'uomo di riuscire a governare il caso, verrebbe da dire, si è lanciato in una serie di conferenze internazionali sulla salute. A partire dal 1978 ci sono state per circa una trentina d'anni delle conferenze internazionali sulla salute promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La più importante è probabilmente la prima, che si è svolta ad Almaty nell'allora Repubblica Sovietica del Kazakistan. La dichiarazione di Almaty è alla base di una parte importante della nostra medicina moderna. La salute è un diritto fondamentale dell'essere umano, recita la dichiarazione di Almaty del 1978, che guarda caso è anche l'anno in cui Tin Anselmi vara l'SSN, il Sistema Sanitario Nazionale Italiano. La base della dichiarazione di Almaty e di quello che raggiungono i congressisti è la necessità di far nascere un'assistenza sanitaria di base uguale per tutti, che sia fondamento della possibilità di sviluppo e di tutela dei popoli dal punto di vista economico e sociale. Come vedete, è un concetto tipicamente provvidenziale neomarxista, eh? Non che ci abbia per forza qualcosa contro il marxismo, però è frutto, è figlio di un terreno ideologico che è ben delimitato. Dopo Almaty ci sono state altre conferenze. La seconda, la più interessante da un punto di vista ideologico, è quella di Ottawa, con l'emanazione nel 1936 della cosiddetta Carta di Ottawa. La Carta di Ottawa è molto importante perché se ne esce con una dichiarazione di principio che è veramente di tipo idealistico, un po' campata per aria. È anche un po' presuntuosa, perché ci dice la Carta di Ottawa che la promozione della salute è un processo che permette alle persone di aumentare il proprio controllo su di sé e di migliorare in questo modo la salute. Quindi si dà per scontato che gli esseri umani siano in grado di autogestirsi
in modo razionale e attraverso questo conquistarsi un gradiente di salute di tipo positivo. Per carità, niente in contrario, non mi sembra che oggi come oggi le cose stiano in questo modo, né da un punto di vista generale né da un punto di vista particolare. Però per dirvi a che livello di idealismo eravamo nella metà dei meravigliosi e lussureggianti anni 80, no? Quelli della Milano da bere. Gli inglesi, che sono molto più, come si può dire, terra a terra nelle loro accezioni, usano per il concetto di malattia tre diverse parole, che sono disease, che è la malattia come la intendiamo volgarmente, cioè una disfunzione dell'organismo che possiamo diagnosticare e che si può curare. Poi c'è la illness, la malattia è una percezione soggettiva della persona, cioè io sono malato di raffreddore, ma per me il raffreddore in questo momento è molto più grave del tuo di raffreddore, perché io con il raffreddore sto chiuso in casa al caldo e tu con il raffreddore esci e te ne vai a lavorare. Questa è una illness diversa da individuo a individuo. La sickness è un terzo concetto di definizione della malattia, che riguarda la gravità della stessa fino alla sua presa in carico sociale. Quindi sono delle malattie che devono essere prese in carico socialmente per trovare un riconoscimento e uno stato di sostegno. L'insieme di tutte queste tre modalità fornisce alla fine un criterio di malattia che, se ragioniamo, è un po' diverso da individuo a persona e si sviluppa con un gradiente differente da persona a persona. Avviandomi verso la seconda parte di questa lezione, vi parlerò di questo grande studioso e filosofo europeo che si chiama Mirko Drazen Niemek. Niemek in Italia non è né molto studiato né molto conosciuto. Io lo sento citato pochissimo, ma è una mente di estrema qualità. Niemek era un croato che si laurea in medicina a Zagabria, poi viene in Italia, parlava molto bene l'italiano, studia un po' a Torino, poi va alla Sorbona a Parigi e si laurea in lingua e letteratura francese. E infatti i suoi libri sono scritti in francese, come libri nativi. Niemek studia la storia della scienza, la storia della medicina, ma lo fa soprattutto da un punto di vista anche di tipo filosofico. Infatti, l'opera principale di Niemek è la storia del pensiero medico occidentale, che in Italia è stata tradotta una ventina di anni fa dalla Terza in tre grandi volumi che forse trovate ancora in biblioteca. Dove sta l'originalità di Niemek? L'originalità grandissima di questo grande intellettuale che ha fatto collezione di lauree in honoris causa, insomma, veramente il più grande studioso di storia e di filosofia della medicina di tutti i tempi, sta nell'aver intuito che non esiste una malattia così fissata nel momento in cui ne parliamo. La malattia per Niemek è un concetto di tipo storico, un concetto di tipo storico che cambia il proprio aspetto, il proprio vestito, se vogliamo, in base all'epoca in cui viene diagnosticata e curata. Perché le valenze che occupa e riveste la malattia sono anche di tipo storico, sociale e filosofico, comportamentale, verrebbe da dire. Per descrivere la malattia, gli esseri umani nel corso della loro storia sono ricorsi a una serie di metafore, quindi è qualcosa che mi indebolisce, è un qualcosa contro cui debbo lottare. È un qualcosa di tipo bellico, è un nemico, è un qualcosa che non mi appartiene, che io devo uccidere. Ricordate tutte le affermazioni durante la pandemia da Covid, no? Il nemico da sconfiggere, il nemico da uccidere. Ora, ricordiamoci che il mondo del ultramicroscopico, che è il mondo che non vediamo a occhio nudo, è un mondo vivente enorme. Noi stessi siamo colonizzati da miliardi e miliardi di esseri viventi che non vediamo, ma non per questo non esistono. Quando ci mettiamo in bocca un sorso di colluttorio e facciamo i gargarismi,
uccidiamo alcuni milioni di batteri, i quali vivono tranquillamente all'interno della nostra bocca, nel nostro apparato digerente, nel macrobiota intestinale che ci permette di sintetizzare vitamine e altre sostanze che da soli non saremmo in grado di produrre. Quindi il concetto di malattia come fattore di alienità, di diversità, è un qualche cosa estremamente semplificativo. Ci dice Niermek, ogni società ha sviluppato una sua visione di determinate malattie. Pensate cos'era la lebbra, di cui vi ho parlato altre volte nel Medioevo, no? La lebbra era una maledizione divina per delle colpe che erano state commesse, i lebbrosi erano peccatori e quasi sempre il peccato del lebbroso era di natura sessuale, perché poi per buona parte del Medioevo il peccato peggiore è il sesso, no? Tanto è vero che alcuni cristiani dei primi secoli si castravano come Origene per non andare in tentazione, insomma. Allontanavano da sé la possibilità di essere tentati. Leggiamo proprio questo pezzettino di Niermek che è particolarmente illuminante. Le malattie esistono in quanto specie nosologiche, sono nel quadro di un sistema interpretativo della realtà. Specie nosologica vuol dire specie causale, come fattore causato da qualche cosa. Le entità nosologiche sono concetti di donatori arbitrari che non derivano immediatamente in quanto tali dalla nostra esperienza vissuta e variano nello spazio per una diversità culturale e nel tempo per una diversità di tipo storico. Le malattie sono quindi dei modelli esplicativi della realtà e non dei suoi elementi costitutivi. Quindi la malattia esiste in quanto ci permette di spiegare un determinato momento storico attraverso un fattore negativo, non perché da sola abbia un peso, eh? Perché un'epidemia di peste nel deserto del Sahara non ha nessun peso, in una comunità umana ne ha un altro, no? La suddivisione dell'insieme dei fenomeni patologici in entità nosologiche, quindi il modello medico della malattia, causa, malattia, causa, malattia, presuppone, e qui è la rivoluzione, una scelta filosofica. Le malattie non esistono da sole in quanto tali, esistono in base al valore e alle connotazioni che gli uomini gli attribuiscono. I fattori culturali, continua Niermek, intervengono necessariamente in questo processo di tipo intellettuale. Tuttavia, la concettualizzazione delle malattie può essere uno strumento valido, un'arma efficace nella lotta per il miglioramento della vita degli individui solo nella misura in cui riflette e organizza in modo logico ed efficace una realtà fisica e biologica. In pratica, gli esseri umani si costruiscono un universo di malattie per poter spiegare la realtà in cui vivono. La malattia è uno strumento conoscitivo, come può essere qualsiasi altra attività umana che delimita la realtà attraverso delle categorie razionali. Sembrerebbe semplice, ma non c'era arrivato nessuno prima di lui. Questo fa sì che è estremamente difficile definire come normale un essere umano. Dobbiamo definire come normale chi non è malato. Non qualcuno che esiste in quanto normale. E questo è il concetto che mette alla base della definizione di salute una bomba. Ma quale ministero della salute? Se la salute non è definibile. Vi rendete conto dell'assurdità concettuale della demagogia pseudoscientifica moderna? Tutto si regge su qualche cosa che non possiamo nemmeno definire. La salute, è molto più corretto che esista la sanità, perché la sanità si basa su una valutazione di tipo scientifico e sociale di un contesto sociale storico in cui ci sono degli indicatori, come il numero delle malattie infettive, il numero delle malattie degenerative, il numero di incidenti stradali. Questo è il gradiente di sanità di una determinata società, ma il gradiente di salute dov'è? C'è una confusione di termini che poi porta
degli eroi, d'altronde basta vedere certi ministri della sanità che abbiamo avuto, quanto ne sapessero di sanità, no? Sembra che essere esperti della materia sia negativo per fare il ministro della sanità, insomma. Nel XIX secolo, continua Niemeyer, si sono verificate due rivoluzioni culturali fondamentali. Le cause, a partire da Pasteur, Pasteur identifica una malattia, una causa. Le lesioni legate all'anatomia patologica che alterano l'equilibrio del corpo umano. Quindi la medicina moderna si basa sull'identificazione delle cause e sull'identificazione delle lesioni che queste cause provocano nel corpo umano. Quindi, conclude Niemeyer, che per venire a capo della matassa dobbiamo presupporre che non esista una malattia, ma un uomo di tipo malato. L'uomo malato è qualcosa di diverso dalla malattia. Lo vedremo ancora più avanti, il fuoco più avanti. Quindi la malattia è un processo dinamico, una lotta per mantenere un equilibrio all'interno di un sistema antropico complesso. Vedete che oggi c'è una relativa semplificazione. Per non parlare poi della totale, decisione di ignorare quelle che sono le ricadute di tipo sociale e storico di una malattia. Non pensate che il Covid sia finito. Le conseguenze di tipo storico, sociale, economico di una pandemia come quella ce la trascineremo avanti ancora per molti anni. Allo stesso tempo, Niemek scrisse un lavoro a metà degli anni Ottanta sull'AIDS per dimostrare tutta la valenza culturale. Ricordate l'HIV, l'AIDS, che cosa si trascinava dietro, no? L'omosessualità come peccato, la punizione divina. La malattia che colpiva determinate classi sociali per un eccesso di utilizzo dello strumento del piacere sessuale, quindi una colpevolizzazione, no? Che è un'eterna tematica che troviamo ad esempio nella peste di Camus, no? Quando c'è la predica del parroco che dice: "Ehi, i vostri peccati hanno attirato su Orano la peste. Siamo sicuri che esista un Dio così meschino da voler punire i suoi figli in base ai comportamenti, facendo morire indiscriminatamente i buoni, i cattivi, i meno buoni, i meno cattivi, i bambini, innocenti?" Come diceva Dostoevskij nei Karamazov. Sono tutti fattori di cui dobbiamo tener conto e che Niemeyer solleva in questa sua indagine filosofica. Negli anni 70 è uscita una grande revisione di tipo statistico delle malattie. Si chiama la classificazione internazionale ICD. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha varato varie classificazioni ICD. Oggi dovremmo essere arrivati alla undicesima, però più o meno quella che viene usata di più è la nona. Se andate su internet trovate addirittura un portale in cui per ogni malattia infilate dentro la diagnosi, come si può dire, verbale, tipo, non so, colera, schiacciate un bottoncino, schiacciate un tasto e viene fuori una serie di numeri che codificano il colera, tipo colera semplice, colera epidemico, colera complicato da emorragie gastroenteriche e via dicendo. Ogni malattia ha il suo numero, il suo codice. Quando un individuo muore in ospedale, i medici sono tenuti a compilare il riscontro statistico dell'OMS che poi va all'Istituto Superiore di Sanità e all'elaborazione statistica ed epidemiologica delle malattie per sapere lo stato di salute degli italiani. Quindi sono tutti codici numerici che ogni cartella clinica ospedaliera o di pronto soccorso contiene, no? Con quello si riesce a tenere il polso della cosa. Nella classificazione con pochi numeri si individuano le cause, la descrizione clinica e l'indicazione diagnostica. Questi sono i criteri con cui i numeri fanno il loro lavoro. Però ci dice Niemek che è un compromesso, è una classificazione statistica che utilizza dei criteri di tipo anatomico, eziologico, fisiopatologico, che sono estremamente riduttivi, che come vedete non possono tener conto di tutto l'universo che c'è alla prima del singolo individuo malato.
non potranno mai rappresentarlo, perché esistono gli uomini come esseri umani originali uno dall'altro, ma esistono anche le malattie che a seconda della loro espressione nei vari esseri umani assumono modalità magari su larga scala omogenei, ma di estrinsecazione non sempre uguale o identica, che sono due cose differenti. Come dice un grande filosofo del Novecento che era estremamente attivato dal mondo della medicina, che è Wittgenstein, le malattie contengono nel loro vocabolo una definizione di tipo politetico, cioè cosa vuol dire? Una malattia è un vocabolo complesso, perché la malattia è un concetto di tipo universale, il singolo malato è un concetto di tipo singolare e ogni singola malattia è un frullato tra queste due entità. Poi lui era, Wittgenstein era molto attento al concetto di linguaggio, significatività delle parole. Se ci mettiamo a percorrere questa strada in ambito medico, non sappiamo bene dove andiamo a finire, perché la medicina è basata su una, come si può dire, ovvietà delle parole, no? Sul fatto che non possiamo giocare troppo sulle parole, perché altrimenti la trasmissibilità del concetto all'interno di una struttura sanitaria viene a perdere il suo significato. Possiamo fare una diagnosi di comodo, cioè possiamo dire è una frattura del femore, non possiamo dire è una rottura, cioè, mi capite? Non è che possiamo inventarci una definizione troppo fantasiosa per alcune patologie che devono essere ricondotte a una classificazione di tipo razionale. Un'ultima figura vi presento alla vostra attenzione è quella del più grande filosofo della scienza vivente, che è un canadese laureato in psicologia, fisica, scienze cognitive, che si chiama Paul Taggart, che ha insegnato, perché penso che ormai sia abbastanza anziano, all'Università di Waterloo nell'Ontario e poi al prestigiosissimo MIT di Boston, dove ha pubblicato i suoi studi. Taggart, che è stato tradotto anche in italiano, ha un'idea particolarmente raffinata del concetto di malattia, che si basa fondamentalmente sulla complessità che ogni malattia riveste all'interno di una comunità umana per il semplice fatto di collocarsi all'interno di una complessità di tipo sociale. Questi sono alcuni dei suoi libri. In italiano potete trovare La spiegazione scientifica della malattia, che a me è molto caro perché reca una prefazione del professor Giovanni Federspiel, che era un grande uomo, un grande filosofo della medicina, era ordinario di clinica medica presso l'Università di Padova. Io ho avuto l'onore di scrivere con lui, di avere una corrispondenza, di conoscerlo di persona, ed è morto una dozzina di anni fa, purtroppo. Ed è stato un pioniere dell'introduzione della filosofia della scienza in ambito medico in Italia, per quello anche guardato con un po' di sospetto dai suoi colleghi meno, diciamo così, meno aperti da un punto di visione mentale. Quindi se riuscite a trovare un libro del genere non potete che leggerlo con grande soddisfazione e interesse. L'idea portante di Taggart è quella della complessità e la rete di cause che sottende ogni fenomeno patologico. Dice Taggart, non è la semplice causa che giustifica l'effetto, perché ogni malattia, soprattutto le malattie infettive, si muovono all'interno di una società complessa. E per dare un esempio classico di questo, ci parla delle malattie infettive che all'inizio si pensava fossero malattie monocausali. Ma oggi sappiamo che anche la malattia infettiva che ha un singolo agente patogeno, di fatto è una malattia pluricausale. Pensate al Covid. Dov'è scoppiato il Covid? All'interno di quei palazzi alveari cinesi della città di Wuhan, con quei micro appartamenti, con la gente che viveva così compressa da un punto di vista antropico. Tutta una facilità di diffusione dell'infezione. Lo stadio di calcio dove si giocava la partita dell'Atalanta pochi giorni prima dello scoppio dell'epidemia a Milano. 40.000 persone compresse con dentro malati di Covid. Senza la partita dell'Atalanta non ci sarebbe stata probabilmente l'esplosione del Covid epidemico così,
massivo come nella Bergamasca. Per spiegare queste cose, Poltergeist individua un modello conoscitivo basato sulla convessità. Ora, quello che vedete in questa diapositiva è un modello a cui sono molto affezionato perché l'ho fatto io, non c'era in giro. Ho preso il testo di Taggart e ho elaborato la diapositiva come la vedete. Ovviamente lui usa la tubercolosi, per cui mi ha mandato a nozze su questo campo e ho costruito uno schema di conoscenza complessa della malattia secondo le idee filosofiche di Taggart, in cui la tubercolosi entra perfettamente. Quindi vedete che un conto è la tubercolosi e un conto sono tutti i fattori che si muovono intorno al micro della tubercolosi come pianeti intorno al Sole. Quindi ci sono fattori complicanti come l'infezione da HIV, fattori sociali come vivere in comunità strette, fattori di tipo di ritardo di diagnostica, di ritardo di applicazione terapeutica. Tutto l'insieme dà la malattia. Questo vuol dire non che vada abbandonato il criterio razionale che seguiamo oggi tranquillamente nell'individuazione della malattia, vuol dire soltanto farci riflettere sulla necessità, quando scopriamo un malato e una situazione di tipo patologico, sull'ambiente, sugli altri fattori confondenti che ci possono essere. Non per niente il sistema sanitario italiano aveva quelle magnifiche figure che sono le assistenti sanitarie, che se ne avessimo avute qualche migliaio in più non avremmo probabilmente avuto la manifestazione così eclatante del Covid. L'assistente sanitario è un laureato in scienze infermieristiche che ha seguito un corso particolare di indagine sociale ed è abilitato a praticare le vaccinazioni e a compiere delle ricognizioni nelle comunità per vedere quali sono i fattori favorenti le malattie infettive. Pensate se durante il Covid ne avessimo avuti di figure del genere, molte di più di quei pochi che l'università a numero chiuso licenziano ogni anno. Io ho lavorato con assistenti sanitari tutta la vita e so che qualità, di lavoro sono in grado di produrre e qual è l'interesse di quello che loro sono in grado di, suscitare. Quindi, per venire verso la fine del discorso, oggi come oggi siamo portati a interpretare la salute come uno stato esistenziale indipendente da quello di malattia. Perché non è che voi entrate in una palestra, in un beauty center e trovate una differenziazione tra malattia e salute. Vedete la rappresentazione dell'individuo sano in quanto sano. La malattia è tenuta fuori, quindi la salute diventa uno stato esistenziale privo della sua connotazione di tipo patologico, quindi di fatto uno stato artificiale. Nessuno è sano in quanto tale, è sano se paragonato alla malattia. Da qui ne deriva tutta questa ricerca del benessere, no? Dalla dieta, dagli integratori alimentari, dall'esercizio fisico, che servono a promuovere uno stato di salute che dimentica il versante della malattia. La medicina rimane una scienza di tipo complesso. Utilizzo sempre questa bella diapositiva del ciclo di Krebs della respirazione cellulare, che è una serie di reazioni biochimiche che avvengono ogni millisecondo sulla cresta dei mitocondri, questi organismi intracellulari che producono l'energia delle cellule, quindi l'energia del corpo umano. Come vedete, per produrre l'energia c'è una serie continua di reazioni chimiche che serve fondamentalmente a bruciare lo zucchero e a produrre energia. L'idea di questa reazione chimica, che si chiama ciclo di Krebs, è stata del premio Nobel per la medicina Adolf Krebs, il quale poverino mandò il suo lavoro a una famosa rivista medica che glielo rigettò dicendo che non era proprio il massimo che poteva provare da qualche altra parte. L'anno dopo vinse il premio Nobel e lui, quando andava a fare lezioni in qualche università, diceva sempre ai giovani ricercatori di non scoraggiarsi perché comunque non sempre gli esseri umani sono pronti ad accettare le grandi innovazioni. Quindi oggi la salute e malattia sono due parti
di un dualismo cartesiano? Esiste l'uomo completamente sano e l'uomo completamente malato? Penso che dopo il discorso che abbiamo fatto, nessuno di voi ne dovrebbe essere convinto, se no quello che ho detto oggi è assolutamente di tipo inutile. Il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer è arrivato a ribadire per l'ennesima volta che non esiste un individuo sano, ma uno che è stato reso sano cambiando i rapporti di forza tra malattia e salute. Per fare questo, dice Gadamer, che ha vissuto ben 102 anni, bisogna cercare di rendersi conto di dover recuperare gli antichi valori umanistici della medicina. E come valore umanistico fondante la medicina, Gadamer individua ancora il mito del guaritore ferito. Lui ha scritto questa serie di saggi che sono stati tradotti in italiano in questo volume Dove si nasconde la salute, che potete, penso, ancora facilmente trovare in giro e leggere, che sono molto, molto interessanti, insomma. Se non altro, Gadamer è un bel testimonial perché è morto a 102 anni, quindi qualcosa doveva aver capito, oltre che l'ermeneutica che ha insegnato a tanti filosofi. Oggi a che punto siamo? Ci sono due tipi di medici, quelli che sono convinti delle magnifiche sorti e progressi della medicina e quelli che sono un pochino più disincantati, come il dottor Gachet, che era il medico curante di Van Gogh, che guarda in modo così triste l'umanità. Tra l'altro questo quadro non si sa bene dove sia finito, perché se l'è comprato un miliardario giapponese e l'ha fatto sparire, quindi non sappiamo nemmeno dove sia andato a finire. Di fatto possiamo nel nostro piccolo cercare di cambiare questo stato di cose e ridurre la prevalenza della tecnica a favore di una visione un po' più umana della medicina, ma bisogna agire sul lato formativo. Ora capite che in un ambito formativo dove si entra nelle facoltà medico-biologiche attraverso dei quiz che non c'entrano assolutamente nulla, senza alcuna indagine su un'attitudine psicologica e umanistica ad esercitare la professione medica, rimane una pia speranza. Io sono anni che mi batto contro il numero chiuso, che mi batto su una selezione basata su una cultura umanistica e sull'individuare all'interno dei futuri medici e nello stimolare nella loro personalità certe valutazioni di tipo umano e culturali, ma ahimè mi sembra una battaglia abbastanza perdente, insomma. Penso che poi l'intelligenza artificiale darà il colpo di grazia alla speranza di ottenere una medicina compiutamente umana. C'è da dire che l'intelligenza artificiale, come vi dicevo, imita poi le modalità di ragionamento dell'uomo. Magari sarà il computer che si creerà poi il problema di come essere umano, visto che gli umani non sembrano averlo dimenticato. Chi lo sa, insomma, chi vivrà abbastanza probabilmente lo vedrà. Finiamo con tre diapositive di un apologo. Un apologo è un racconto morale intorno a un determinato argomento. Il nostro apologo riguarda un grande filosofo che è Friedrich Nietzsche, il quale è molto legato all'Italia perché era un appassionato, un grande amante della città di Torino. Nietzsche si era trasferito a Torino nel 1888, si era piazzato in una camera di affitto vicino a Piazza Carignano e ogni mattina scendeva e si faceva quattro passi nel centro di Torino. Si trovava benissimo, gli piacevano soprattutto le osterie di Torino, pare che gli piacessero gli agnolotti e il barolo particolarmente. Era molto amato la cucina piemontese. Scrive Nietzsche in una lettera a un amico, dico: a Torino qui vale veramente la pena di vivere sotto tutti gli aspetti. Perché citiamo Nietzsche? Perché Nietzsche, questa è la stanza della casa dove viveva Nietzsche nel centro di Torino, che è di fianco all'Archivio Nazionale, che è quella casa bianca che vedete di fronte. E lì al quinto piano, sotto adesso c'è una pizzeria, e però c'è una targa che ricorda che Nietzsche è vissuto lì 2 anni. Una mattina del gennaio del 1889 Nietzsche esce di casa e se ne va a spasso verso Piazza Carignano, che è quella strada che vedete sotto la casa che va verso sinistra. Arriva
Arriva in piazza Carignano, ma è già qualche giorno che le cose non girano troppo bene perché ha cominciato a scrivere delle lettere in cui si mostra un po' perplesso, si definisce come Dioniso, il dio greco, oppure come il crocifisso, il portatore di una simbologia di natura cristologica. Il filosofo francese Gilles Deleuze, che ha scritto una monumentale biografia filosofica di Nietzsche, è fissa in questo momento della fine del 1888, nell'ottobre circa, l'inizio della malattia mentale di Nietzsche, che è legata probabilmente alla sifilide terziaria, quella neurologica, che lui aveva contratto intorno al 1867 durante una transitoria frequentazione con una prostituta. Vedete che una volta, non essendoci la penicillina, la sifilide si trascinava per decenni. C'era prima la sifilide primaria che dava una piaga transitoria, poi la sifilide secondaria, una seconda ulcera sui genitali, poi il tutto spariva e a distanza di anni la spirochetta colpiva il sistema nervoso fino a sprofondare in una demenza che gli antichi psichiatri chiamavano demenza crepuscolare, perché il malato viveva un po' tenebrato in un suo stato di coscienza particolare, crepuscolare, sonnolente, eccetera, eccetera. Allora Nietzsche questa mattina di gennaio arriva in piazza Carignano e la mattina del 3 gennaio e vede un vetturino che sta frustando a sangue un cavallo. La cosa lo fa arrabbiare moltissimo, strappa di mano la frusta al vetturino, incomincia a urlare che non deve fare del male a quella povera bestia, lo abbraccia, lo bacia, lo consola, riesce ad attirare la sua attenzione sui guardiani dell'ordine pubblico che lo prendono, ha una crisi convulsiva e lo portano nella sua stanzetta, dove rimane in attesa alcuni giorni, fino a quando non arriva dalla Germania il suo amico Franz Overbeck, lo prende, lo carica su un treno e lo porta in patria. Nietzsche entrerà in manicomio e non uscirà più per quasi 12 anni, perché morirà nel 1901. Gli ultimi anni della vita di Nietzsche sono anni crepuscolari, che lui vive senza rendersi conto di quello che lo circonda, come in uno stato semi-vegetativo con una relativa attenzione, no, per quello che lo circonda, che però non sottende un'effettiva coscienza di quello che vede. E lo stato crepuscolare, la sfida terziaria oggi per fortuna non si vede più perché con poche pastiglie o iniezioni di penicillina poi la sifilide si risolve. Perché citiamo Nietzsche? Perché Nietzsche ha due intuizioni geniali come il filosofo, che spiegano un po' tutto il lungo discorso che vi ho fatto, perché del bandolo della matassa. In Così parlò Zarathustra, Nietzsche ci scrive questa frase lapidaria: essere uomini vuol dire essere malati. Lo stato normale di un essere umano non è la salute, è la malattia, è un equilibrio sopra la follia, come diceva quel cantante, no? Questo è lo stato normale dell'uomo. E infatti il grande Niermek farà scrivere sulla sua tomba nel cimitero parigino dove è sepolto che il senso della vita dell'uomo è nel rendersi conto della difficoltà di dare un senso alla vita stessa. Questo è il criterio di fondo della vita dell'uomo. Niemek, negli ultimi anni di vita, era malato di una grave malattia neurologica, come Nietzsche, aveva il morbo di Charcot che porta a una paralisi progressiva e negli ultimi anni viene legato a un respiratore, ma lui si suicida spegnendo la macchina. E farà scrivere questo sulla sua tomba: il senso della vita è il rendersi conto che la vita potrebbe non avere senso e lottare con questa cosa. E poi l'altra frase di Nietzsche, che è monumentale, insomma: chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare anche lui stesso un mostro, e colui che vorrà guardare a lungo in un abisso dovrà rendersi conto che anche l'abisso vorrà guardare dentro di sé, dentro la sua anima, dentro l'anima dell'osservatore.
Quindi attenzione a maneggiare certe materie, attenzione a una dimestichezza eccessiva con la negatività e con il male, perché non siamo invulnerabili, siamo esseri umani fragili, fragili, e possiamo aspettarci di essere resi ancora più fragili da eventi di tipo negativo. Ecco, con questa conclusione finisco con i versi del grande Camillo Sbarbaro, che è un poeta meraviglioso, poco conosciuto, che un po' ci dà il senso del rapporto tra salute e malattia. Come poca cosa divida ciò che è da ciò che non è, meno che la scia della nave, acqua d'acqua. Dov'è la salute? È una domanda che rivolgo a voi. Questo è il libro che vi ho presentato, se lo volete leggere, è una lettura sostanziosa, nel senso che ci vuole molto tempo perché sono tante pagine, e poi sicuramente troverete qualche argomento che non ho toccato. Uno mi ha scritto tanto, però non c'è la scuola medica salernitana. E no, ma non c'è perché non c'è un'innovazione filosofica. Io ho inteso scrivere un libro di storia della medicina da un punto di vista di confronto con le idee che hanno attraversato la storia della medicina. Non con i fatti. Allora, quando trovo soltanto i fatti, sono andato avanti. Quando trovo invece medici e visioni mediche che hanno uno stretto legame col pensiero dello stesso periodo storico, allora mi sono fermato e ho cercato di vedere che rapporti ci fossero tra la filosofia di quel momento storico e la visione culturale e diagnostica e di indagine e scientifica dei medici che si erano posti determinati problemi. Questa è l'originalità del mio modesto lavoro. Ho un sito internet che si chiama filosofiamedicina.net, completamente gratuito, ci sono decine di pagine di argomenti di questo tipo, ve lo potete andare a vedere, potete approfondire, potete fare delle osservazioni, magari le prossime volte ne parliamo. E ho finito. Ecco, se volete farmi qualche domanda, mi rendo conto che è stata una bella tirata, che gli argomenti sul tappeto erano abbastanza complessi. Cosa scriveranno tra 50 anni? Non dico 100. Cioè, su cosa si baserà il futuro, Ma se va secondo lei? di Perché, medico, intende di medico? ma anche da un punto di vista filosofico, quindi, perché abbiamo visto come è cambiato il concetto di malattia, di salute, no? A seconda poi di che periodo. In che periodo ci trovavamo, ma anche se chi poi ne parlava era più medico, più filosofo. Ma queste grandi figure esistono ancora? No, Medico ce ne sono pochissime. e filosofo. Cioè, io questo che, perché alla fine della fiera parliamo sempre delle stesse persone, più o meno conosciute, come dice lei, ma quali sono? Il mondo contemporaneo cosa lascia ai posteri? Allora, la domanda è Secondo lei? interessante perché permette di fare un'altra, dare un'altra risposta, secondo me, importante. Allora, lo studio della medicina come scienza biologica pura è relativamente recente, perché nei secoli passati i medici studiavano filosofia e se non, e se eravamo nel Medioevo studiavano soprattutto retorica, cioè scienze umane, altrimenti le università medievali non ti davano il baccalaureato, la possibilità di esercitare medicina. Addirittura per molti secoli, nella Germania, soprattutto del 7-800, la laurea era doppia. Ci si laureava in filosofia e medicina contemporaneamente, perché ricordiamoci che la scienza biologica è una parte della filosofia, si chiama filosofia naturalis, come indica già Aristotele. Aristotele scrive opere filosofiche, ma scrive anche opere di biologia, di filosofia naturale. Questa, come vedete, questa unitarietà tra mente e corpo è stata prima picconata, se vogliamo così, come vi ho fatto vedere, dai costruttori dell'ideologia scientifica moderna, da Cartesio, e lentamente si è separata la corrente, per cui oggi il filosofo è uno che ragiona in termini puramente teorici, e
E lo scienziato, il medico, è uno che ragiona puramente in termini materiali. E questo è sbagliato, perché un intellettuale che non riesce a riunire queste due cose, crea dei disastri. Come diceva il grande scrittore francese Rabelais, che era un medico, diceva: scienza senza coscienza è la rovina dell'anima. Ma oggi dichiarazioni come queste sono vox clamans in deserto, perché figuriamoci se agli studenti di medicina o di fisica teorica viene imposto di studiare filosofia della scienza o etica o filosofia morale, filosofia teoretica. Gli farebbe benissimo perché svilupperebbe dei circuiti neuronali capaci di dargli una visione più ampia della realtà. Ma questo ormai è stato abbandonato e la pietra tombale sarà l'intelligenza artificiale, no? Dove all'uomo non sarà più chiesto di essere originale, sarà chiesto di alimentare con la pala dei suoi dati la fornace dell'intelligenza artificiale, come si butta il carbone dentro la fornace della locomotiva. Dopodiché la locomotiva ti porta dove vuole lei. Paradossalmente penso che in questa visione un po' apocalittica, alla fine la stessa intelligenza artificiale, se fatta a immagine e somiglianza dell'uomo, si chiederà: ma io perché faccio queste cose? Qual è il senso del mio agire? Il discrimine potrebbe essere quando l'intelligenza artificiale si renderà conto di essere mortale anche lei, eh? Come il famoso romanzo di Philip K. Dick, quello di Blade Runner, che aveva il titolo originale Anche gli androidi sognano pecore elettriche. Anche i robot hanno bisogno di sognare e di crearsi una necessità di trascendenza all'interno della propria vita. Oggi abbiamo abolito questa complessità, questa comunione tra i diversi rami del sapere e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Grazie. Non so se io non ho la soluzione. Ecco, se ci sono altre domande, se no magari la facciamo la volta prossima. Se vi viene in mente qualche cosa. Io pensavo di fare una dozzina di lezioni, sempre su questi argomenti come ho fatto gli altri anni, cercando di dargli un taglio più di tipo filosofico, perché un po' la storia della medicina è abbastanza sviluppata sempre in senso aneddotico o divulgativo. In senso filosofico lascia un po' il tempo che trova. Ci sono delle belle trasmissioni divulgative, però alla fine nessuno, anche in televisione da vedere, anche ultimamente, ne ho viste di molto simpatiche, però nessuno si chiede mai pone allo spettatore determinate domande, ecco, insomma. Il rischio sempre in questi casi è di porsi davanti a verità rivelate che poi insomma, hanno bisogno del confronto critico. Insomma, per me la domanda che mi fate è un confronto critico importantissimo. Se no faccio l'ex cattedra e non devo convincere me stesso di quello di cui sono convinto. Mi interessa di più essere messo in crisi da qualcuno che mi fa una domanda che mi costringe a ragionare, insomma. Ok. Grazie, allora. Grazie. Grazie, grazie Va a lei, bene. professore. Buonasera, alla Grazie, volta ciao. prossima. Grazie a tutti. Grazie, alla Grazie, buonasera. prossima. Alla Arrivederci a volta. tutti.